Che mangi? Una mela. Dove l'hai presa? Lì sopra. Ma quello non è frutto d'albero. Ti faranno male. Sono di cera. Cosa avevi da sospirare? Si è peppeto tutte le mele. Oh, finalmente ho capito. Questa è ben la terza volta che me le mangia. Novità, tesoro? Oh, nessuna. E tu ne hai? Oh, niente di speciale. Cosa dici? Non le hai forse parlato del congresso? Quale congresso? È vero. Hai fatto bene a ricordarmelo. I figli del deserto terranno un congresso a Chicago nella prossima settimana. Noi due ci andiamo, cara. Oh, davvero? Questo viaggio è per noi molto utile. E ne approfitteremo per fare dei buoni affari, vedere dei vecchi amici, poi anche delle facce nuove, vedere delle facce nuove giove alla salute. Bisogna poi divertirsi, lavora sempre, e non divertirsi cara riduce l'uomo tonto. Chi l'ha detto? Ho piacere che tu ti svaghi, caro. Grazie, tesoro. Che vuoi dire? Solo questo. Tu non ci andrai proprio. Che significa tu non ci andrai? Solo questo. Tu non ci andrai a quel congresso. Tu verrai invece in montagna con me. Ma non può venire in montagna perché ha prestato giuramento. È da tanti secoli che ha giurato. Oh, senta, mio caro. Lei pensi ai fatti suoi. Ma rifletti, tesoro. Non bisogna mai eccitarsi. Stai facendo una montagna di un sesso così. E lui ha la fede unanime. Ci va anche lei? Eh? Ho chiesto se ci va. Sì, tesoro. Signora Olio. Chi l'ha detto? Lui. Oh. Bene, lei ci vada pure. Ma tu stai certo che verrai in montagna con me? Non andatene, ascoltami. Questa sera voglio mettere in chiaro le cose una volta per sempre. Io non andrò mai a quel congresso, io verrò in montagna. Ma è quel che ho detto io. Tu non andrai in montagna, ma che andrai invece, che noi andremo in montagna. Ma
Ma mettetevi d'accordo. Dobbiamo metterci d'accordo su che cosa? Ma lui dice tesoro. Oh, sta zitto! Se credi che ti permetta di andare a gozzovigliare con la scusa di quel congresso, ti sbagli, sai? Dovresti vergognarti, incosciente! Io sto qui a scopare tutto il giorno, lavo, stiro, mi rovino le mani, ma tu lo apprezzi, forse? Rispondi! Sì, lo so, ma tu... Oh, sta zitto! Non contraddirmi! Che cosa ci guadagno io a lavorare tanto? Dillo, perché non rispondi? Organizzo persino la villeggiatura in un bel posto dove si gioca al bridge e si parla di cose d'arte. E allora faccio preparare la roba. Crepo dal caldo, m'ammazzo per confezionarti un elegante costume da montagna. Perché? 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 Oh, non mi interrompa lei. Se ci tieni a saperlo, perché tu sia fiero di me, ma tu lo apprezzi tutto questo, rispondi! Ha, ha! Tu cerchi di squagliarti per andare al congresso. Che faccia di bronzo! Ma ci andrai passando sul mio cadavere. Ti manderò in galera. E anche lei, insieme a tutti i figli del deserto. Oh, questa volta davvero mi comprometto. Cosa si fa? Oh, non bisogna mica darle peso. Se te lo dico io, noi andremo al congresso. Oh! E tu sopporti questo? Hai ragione, ma non lo sopporterò più a lungo. Il padrone sono io. E se ti dico di andare a quel congresso, ci andrò! Mm-hmm.